a tutti ed eccoci qua in questo nuovo video. Telespettatori di YouTube, telespettatori di Instagram, eccoci qua. Questo video lo sto registrando il 2, ma probabilmente voi lo vedrete il 3 di ottobre. Lo caricherò entrambi sulle piattaforme il 3 perché comunque sia lo sto caricando la sera del 2 e probabilmente domani non avrò tempo per registrare questo video, quindi lo registro adesso. Oggi voglio parlarvi di un argomento un po' particolare, manca ormai. Oggi è il 2, domani sarà il 3, quindi mancano comunque pochissimi giorni alla fine del calciomercato. Cosa manca? Quindi la domanda che mi pongo e che ci poniamo tutti quanti noi tifosi del Cagliari è questa: cosa manca al calciomercato del Cagliari per definirsi un calciomercato degno di essere valutato positivamente? Allora, io personalmente il calciomercato del Cagliari fino ad ora non lo valuta negativamente, sia chiaro. È un mercato comunque intelligente, propenso a puntellare dei ruoli che comunque sia non erano al massimo. Mi viene per esempio da dire appunto Godin, mi viene per esempio da dire l'acquisto comunque di esterni, propensi anche al gioco di Francesco. Però, manca ancora qualcosa. Io adesso vi elencherò tutti gli acquisti, tutte le cessioni che il Cagliari ha fatto e che sta facendo attraverso il mio tablet lentissimo e scarsissimo di qualche anno fa. Allora, vi elenco anche le tre trattative. Io lo prendo ovviamente da Sky Sport adesso, dal sito di Sky Sport, comunque questo, quindi comunque sia, penso che sia abbastanza veritiero. Allora, acquisti del Cagliari di questa campagna acquisti. La ripetizione, sì. Mercato del Cagliari 2020-2021, facciamo prima. Allora, i due fratelli Tramoni arrivati dall'Ajax, Godin dall'Inter, Luvumbo dal Primiero d'Agosto, Trippaldelli dal Sassuolo, Sottil dalla Fiorentina, Zappa dal Pescara, Marin dall'Ajax, Rogue Simeone riscattati, ovviamente già acquistati l'anno scorso, ma comunque riscattati quest'anno, Despotov tornato al prestito, e poi c'erano anche Farias, De Jong e Bradaric che tornavano dai prestiti. Le cessioni: Farias e Deiola e Rafael allo Spezia, Romagna al Sassuolo, Setter a Pescara, Ionita al Benevento, Luca Pellegrini e poi sì, Luca Pellegrini, Mattiello e Nainggolan, tutti e tre che tornano nelle rispettive squadre poiché erano in prestito. Le trattative, anche queste sono molto interessanti, che dice almeno per quanto riguarda Sky Sport, le trattative del Cagliari in questo momento sono Nainggolan, la prima, Kerk dell'Utrecht la seconda e Ounas del Napoli la terza e anche ultima. Che dire? Allora, basandoci adesso, anzi aspetta, vi dico anche come giocherebbe il Cagliari 2020-2021 con questa squadra, ovviamente con gli effettivi giocatori. Allora, eccolo qua. Cragno in porta, ovviamente 4-3-3. Cragno in porta, da sinistra, Lico Giannis, Godin, Volkiewicz e Zappa. A centrocampo, Narin, Nandez e Rogue. In attacco, Sottil a destra, Sciopero a sinistra e Simeone come centravanti. Allora, che dire? È una formazione che io personalmente valuto da decimo posto. Credo che si possa raggiungere tranquillamente un decimo posto con questa squadra. Perché comunque si è andata a vedere comunque gli interpreti. Godin alza il livello in modo pazzesco. Marin comunque sia prende il posto di un Cigarini, che sì, forse Marin non è ancora, come dire, non è ancora adatto ad essere forse messo titolare subito. Io sarei più per mettere Oliva, soprattutto in questo inizio. Scusa i capelli. E per quanto riguarda Sottil, anche lui, io l'ho valutato molto simile al discorso di Marin, cioè un giocatore che comunque è alle prime esperienze in Serie A, cioè ha giocato l'anno scorso molto con la Fiorentina, però metterlo titolare subito in una squadra che, ok, si sta rifondando un pochettino, da un lato soprattutto tecnico e tattico, non lo so, sinceramente Sottil adesso lo eviterei di mettere titolare già da subito, lo integrerei piano piano con il resto degli effettivi. Quindi cosa manca a questo Cagliari, ragazzi? Cosa manca? Allora, se andiamo a vedere la porta, Cragno è praticamente il titolare e non si tocca. Come secondo c'è Vicario, che sì, è cercato, mi sembra. Questa settimana si è parlato di molti interessamenti per Vicario.
da parte del Genoa, da parte comunque del Frosinone, del Pordenone, di molte squadre anche di Serie A e Serie B comunque. Ma nonostante tutto, penso che possa rimanere. Si era parlato di una sua cessione in prestito per poi andare a prendersi Vigorito dal Lecce per una questione anche di liste, ma a quanto pare non si farà più questa operazione di mercato e rimarrà Aresti in rosa come terzo portiere, che comunque sia va bene. Almeno penso che rimarrà lui prima che comunque Ciocci si riprenda dall'infortunio, perché comunque anche Ciocci, ex portiere della Primavera, ha subito un infortunio abbastanza interessante e abbastanza grave, più o meno simile a quello che aveva ricevuto Cragno, comunque la scorsa stagione, mi sembra la spalla, forse Cragno però aveva la spalla sinistra, mentre Ciocci la spalla destra, adesso non vorrei dire una cagata, però è una roba simile. Adesso vi sto cercando, scusate se non mi guardo, ma sto cercando adesso la rosa completa dei Cagliari per farvi comunque un po' un appunto di tutti gli effettivi, perché altrimenti non me ne ricordo e rischio di scordare almeno un paio. Allora, eccoci qua, difensori centrali. Difensori centrali. Abbiamo Godin, prima di tutto, nuovo acquisto. Valokiewicz, Cepitelli, Pisacane, Klavan, Carboni. Cioè, finiti. Allora, che dire, la coppia titolare sicuramente quest'anno sarà, a mio modo di vedere, con Di Francesco sarà Godin e Valokiewicz. Valokiewicz ha dimostrato di essere un giocatore che Di Francesco può valorizzare. Lo sta responsabilizzando molto per quanto riguarda anche la fase di impostazione, che è una cosa che mi piace, perché Valukevic con i piedi ci sa fare, nonostante sia un difensore centrale, ha piedi buoni, e insieme appunto a Godin può fare un campionato dignitoso e sicuramente da protagonista per quanto riguarda il Cagliari. Per quanto riguarda gli altri, allora c'è Cepitelli, Pisacane e Klavan. Allora, Klavan ci ha dimostrato di avere dei limiti non indifferenti per quanto riguarda le marcature. L'ha dimostrato sia contro il Sassuolo che contro la Lazio, e io sinceramente non gli darei più di un ruolo di seconda scelta. Probabilmente il difensore che in questo momento non puoi cedere, ma non puoi neanche far giocare titolare, insomma. Gli altri due invece, Cepitelli e Pisacane, uno dei due è di troppo, secondo, a mio modo di vedere, perché comunque se contate sono sei centrali, sono sei. Quindi io darei via Cepitelli. Ditemi quello che volete, Cepitelli è il capitano, Cepitelli ha dato tutto per il Cagliari, Cepitelli è stato comunque un giocatore che ha dimostrato di potersi meritare questa piazza, ma forse ha fatto il suo tempo. Ormai va per un'età anche abbastanza avanzata e io direi di lasciarlo partire, semplicemente perché ha più mercato di Pisacane. E poi Pisacane, ricordiamolo, Pisacane a mio modo di vedere in marcatura è uno dei migliori difensori che abbiamo per quanto riguarda le marcature. Poi l'altezza ha dei limiti tecnici non indifferenti, anche Pisacane, però io personalmente ho giocatore che terrei. L'ultimo per quanto riguarda Carboni, raga, al momento tra l'altro è anche infortunato. Io non so, la società vuole puntare ancora su Carboni. Io penso che Di Francesco possa anche lui valorizzare, anche a Carboni, anche possa valorizzare anche Carboni, e quindi me lo auguro. Però in questo momento non parte sicuramente nelle prime scelte. Passiamo ai terzini. Terzino sinistro. Allora, la coppia di sinistra, Lico Giannis, Trippaldelli. La zona peggiore del campo. A mio modo di vedere, sono due terzini che non possono giocare, non possono essere titolari. Nessuno dei due è titolare. Lico Giannis l'ha dimostrato contro il Lazio. Non è un terzino con i ritmi della Serie A, ma l'ha dimostrato negli anni che è qui a Cagliari. Non è un terzino che può fare titolare, non può essere un terzino affidabile qua in Serie A. Per quanto riguarda Trippaldelli, una scommessa, ma raga, cioè Trippaldelli, comunque non lo so, cioè che vogliamo dire? Io avrei preso sicuramente qualcun altro, un giocatore un po' più di esperienza. Si era parlato di Danny Rose, si era parlato, no, cioè non Danny Rose vicino a Cagliari, si era parlato di Danny Rose svincolato e comunque in cerca di una squadra, si era parlato di Genoa per Danny Rose. Quindi comunque si poteva fare un colpo del genere, un colpo anche da un punto di vista mediatico comunque ti portava a qualcosa, no? E comunque non vi ho detto cosa manca alla difesa. Sinceramente alla difesa qua non manca nulla. Non manca nulla dal punto di vista dei titolari. Per quanto riguarda le seconde scelte, purtroppo non si possono fare tanti acquisti in questa sessione di mercato e quindi teniamoci per il momento Klavan, Pisacane, Carboni, che sono più o meno le seconde scelte, e magari mandiamo via Cepitelli anche per fare un po' di
cash per quanto riguarda comunque magari qualche altro nuovo acquisto. Adesso Cipitelli non so quanto possa valere il suo valore, e comunque penso che le offerte potranno anche abbassarsi per via comunque che è stato positivo al Covid. Io comunque credo che non andrà via in questa stagione di mercato. Se va via, va via a gennaio o direttamente la stagione prossima. Comunque sia, per quanto riguarda la fascia di sinistra, io avrei comprato qualcun altro sicuramente, però ormai i giochi sono fatti e non penso si vada a fare un acquisto negli ultimi giorni di mercato. Per quanto riguarda la zona destra, abbiamo Zappa, Pinna e Faragò, che vabbè, trasformato me lo vado da centrocampista, però adesso l'ho aggiunto qua perché comunque Faragò nelle due partite iniziali l'ha giocata da terzino. Allora, anche qui c'è una carenza di giocatori veramente validi, perché comunque Zappa è un punto interrogativo anche lui, perché comunque arriva dalla Serie B, arriva da un campionato sicuramente più semplice, tra virgolette, però comunque può far bene anche lui. Per quanto riguarda Pinna, per il momento rimane in rosa, io non so se Pinna potrebbe andare via, se il Cagliari dovesse acquistare un altro terzino destro. Si è parlato adesso di Sabelli, si era parlato di Bruno Perez, e quindi in caso penso di un acquisto di uno dei due, penso che uno dei terzini, che sia Zappa o Pinna, a questo punto penso che sia Pinna, penso che Pinna possa fare le valigie e partire di nuovo in prestito, forse, o chi lo sa. Comunque sia, anche qui ovviamente farei un acquisto, che sia Sabelli o Bruno Perez. Sinceramente preferirei Sabelli, perché è più bravo da un punto di vista anche difensivo. Bruno Perez no, non mi piace moltissimo, sinceramente. È anche stato positivo al Covid, quindi un po' problemi fisici. No, sinceramente no. È anche buono, ha piedi buoni, ma no. Per quanto riguarda i mediani, abbiamo Oliva, Bradaric e Ladinetti. E Marin, anche Marin ovviamente, mi stavo dimenticando. Allora, io qua farei qualcosa sicuramente. Bradaric non lo confermerei. Bradaric non lo confermerei. Ha anche delle offerte, da quel che so, dalla Grecia, dal PAOK Salonicco, e forse lo rivogliono anche quelli del Celta Vigo. Quindi comunque potrebbe ripartire. Oliva lo confermerei come titolare. Per me Oliva va messo titolare. Poi fate quello che volete. Ladinetti potrebbe rientrare nella trattativa per quanto riguarda Nainggolan. Quindi comunque andiamo a mandare via un possibile giocatore del futuro per prenderci e per rinforzare il presente. Io su Ladinetti, come vi ho spiegato in un altro video, ci punterei, ma per Nainggolan lo sacrificherei, sinceramente. Comunque, andando più velocemente, Marin. Se non avessi preso, allora io Marin non l'avrei preso, perché sarei rimasto con Oliva e Ladinetti, come vi ho spiegato in altri video. E poi quei soldi per Marin li avrei investiti in un altro modo. Quei 10 milioni che abbiamo investito su Marin li avrei investiti in un altro modo. Se non avessimo preso Marin, probabilmente quei soldi poi sarebbero stati buoni per l'acquisto di Nainggolan. Adesso non che voglia fare i conti in tasca alla società, però a mio vedere si poteva fare un po' meglio. Si poteva acquistare sicuramente un giocatore un po' più valido di Marin, perché comunque se ti vai a prendere un giocatore che ha giocato poco con l'Ajax e comunque non conosce il campionato italiano, deve adattarsi anche a un nuovo ruolo, quindi è un po' un punto interrogativo anche lui. Nelle prime due partite non ha fatto benissimo e sinceramente ho i miei dubbi che questo giocatore possa veramente essere degno di quel centrocampo. Passando appunto alle mezze ali, qua passiamo a un discorso particolare perché qua mi mette diversi giocatori ovviamente, però molti non giocano anche in quelle posizioni. Stiamo parlando di Nandez e Rog, che sicuramente giocano in quelle posizioni, Caligara, che gioca in quella posizione, Faragò, che di ruolo è quello, e mi mette anche i due Tramoni, Matteo e... Sì, no, mi mette soltanto Matteo perché Lisandro appunto è con la primavera. Allora, qua che dire? Nandez e Rog titolarissimi. Faragò, ragazzi, io Faragò, come segna Transfermarkt, Faragò è un centrocampista. E mettiamolo a centrocampo. Cioè, perché terzino? Perché? Per quanto riguarda Caligara, io nella prima partita contro Sassuolo non l'ho visto malissimo. Poi ditemi quello che volete, potrebbe essere anche un giocatore molto
scarso tecnicamente, però se magari Di Francesco lo riesce a istruire bene da un punto di vista soprattutto difensivo e soprattutto da un punto di vista di nelle situazioni di non possesso, può diventare un giocatore interessante. E per me potrebbe fare un lavoro che poteva fare benissimo Ionita nel Cagliari. Un lavoro comunque di interdizione, di lavoro sporco e magari non troppo di lucidità sottoporta negli ultimi 30 metri. Cioè, Ionita non andava mai, ovviamente, in quelle posizioni. Ogni tanto, ma quando veniva messo trequartista da Maran, quando gli prendeva la sciabarabba a Maran, e Ionita veniva trequartista, ma ogni tanto, insomma. Passiamo poi al reparto offensivo. Comunque sia a centrocampo, ragazzi. Io un altro acquisto lo farei. Che sia Mancosu, che sia Rajan Nainggolan, lo farei. Che siano entrambi, lo farei. Mancosu lo prenderei a prescindere, perché innanzitutto è un rigorista, e quindi va bene. È sardo, questione di liste. Terza cosa, è un giocatore che ti può far cambiare il modulo. Tu con Mancosu hai la possibilità di giocare sia col 4-3-3 mettendolo a mezzala e anche col 4-2-3-1 mettendolo trequartista alle spalle di una punta. Puoi giocare anche così volendo. E la stessa cosa ovviamente la puoi fare con Nainggolan, è chiaro, eh? Però se tu vai a prendere Mancosu comunque hai già un buon giocatore. Poi se li prendi entrambi hai la possibilità anche di cambiare e di fare anche ancora più cose. Però penso che la società o acquista Nainggolan o acquista Mancosu, perché in questo momento liquidità non ne abbiamo. E passerei avanti con gli attaccanti, questione più incasinata di tutte. Allora, io tolgo già subito Paez perché qua me lo segna centrocampista di sinistra, ma è un terzino, mettetelo voi Paez, comunque non lo vado a mettere già in partenza, quindi insomma. Allora, reparto offensivo, qua li metto tutti quanti, come vado a mettere esterni, attaccanti, no, mettiamoli tutti insieme. João Pedro, Gaston Pereiro, Sutil, Despotov, Luvumbo. Qua mi segna ancora Ragazzo, non so se fa parte ancora della rosa, ma lo mettiamo comunque, vabbè. Comunque Ragazzo non l'avrei. Lo cediamo subito. E Simeone, Pavoletti e Cerri. Allora, dividiamo le zone ovviamente. A sinistra abbiamo João Pedro e basta, se voi andate a vedere. Di ruolo abbiamo visto prima soltanto João Pedro lì, che non è neanche di ruolo se andate a vedere, quindi comunque manca un acquisto. Ok, mi si è scoricato il braccio, scusate. E quindi, zona di sinistra ancora da coprire. Si parla di un asse, si parla di Kerk. Vedremo. Le punte non le toccherei. Simeone, Pavoletti. E vedete voi cosa fare di Cerri. Se cederlo in prestito, cederlo a titolo definitivo. Speriamo, perché ormai comunque ha fatto il suo tempo qua a Cagliari. A destra siamo pieni. Anzi, aspettate, scusate. Sutil me lo valuta qui come ala sinistra, quindi comunque Sutil può giocare volendo a sinistra, scusate, però ha giocato a destra nelle prime due partite. Non so adesso Di Francesco cosa voglia fare con lui, però comunque può giocare in entrambe le fasce e quindi volendo è un adattato anche lui. Zona di destra, Luvumbo, Despotov e Gaston Pereiro, che qua me lo valuta trequartista, ma giocherebbe nel modulo di Di Francesco, giocherebbe seconda punta, cioè scusate, esterno destro. Anche qui diciamo che il numero c'è, ma manchiamo di certezze. Gaston Pereiro è infortunato, starà fuori ancora per un pochino. Despotov è tornato da poco dal Covid ed è un'incognita anche lui, però ci si può puntare come seconda scelta. Luvumbo non ci si può puntare da subito. Luvumbo va fatto crescere piano piano, Luvumbo va preso e fatto, come dire, gradualmente. Quindi adesso non so, io comunque un acquisto sulle fasce lo farei assolutamente, un acquisto o anche due. Purtroppo, raga, la liquidità del Cagliari, come ho detto prima, è minima. Abbiamo Nainggolan un po' in stand-by, c'è il terzino destro che si potrebbe prendere, ci sarebbe un centrocampista da prendere, c'è un esterno da prendere e i soldi sono pochi. Quindi in totale io vi ho chiesto quattro acquisti, società, quattro acquisti. Uno è Nainggolan, uno è Mancosu, uno è un esterno che dovete vedere voi e uno è un terzino destro, che è uno che sia Sabelli possibilmente, perché è un buon giocatore. Voi, raga, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ho detto il mio pensiero, fatemi sapere cosa ne pensate, sono stanchissimo, vado a letto. Mi raccomando,
passatemi sotto i profili Instagram, se lo state vedendo da Instagram comunque passate, cioè seguitemi e niente, comunque sia, vi lascio, cosa sto dicendo? Non lo so, sono stanchissimo, scusate, vi lascio, forza Castello sempre e ciao ciao.